sono in grado di fare discorsi, ne sono bravo. Però volevo dirvi benvenuti a tutti, grazie di partecipare. E comunque questa è un'idea che io ho avuto così, di riunire un po' le forze radicali della Calabria, tutta, e per questa associazione che secondo me serve per riunire un po' tutti, da tutti i punti della Calabria, senza esclusione, e che cercheremo di fare questa associazione però calabrese regionale, in modo che nessuno si senta, naturalmente ci sarà il responsabile, il segretario, il tesoriere, ma che ognuno abbia un punto di riferimento, possa lavorare, non so, quello che sta a 100 km, quello che sta a 80, in modo da raggruppare. Naturalmente il punto di riferimento sarà il segretario, il tesoriere, in modo che naturalmente si consulteranno e andranno avanti. Quindi noi abbiamo preparato una bozza di statuto, che adesso Marco Marchese leggerà, e ovviamente può essere modificata, cambiata, come meglio reputata. Per cui credo, qui alla mia sinistra c'è Alessandro Massari, che è venuto dalla direzione dei radicali italiani, che è venuto apposta da Roma per darci una mano. Un grande piacere. Grazie. E naturalmente alla mia destra c'è Salvatore Colace, che penso i radicali calabresi in gran parte lo conoscono, e poi c'è la Caterina, che credo è molto giovane, ma è una vecchia radicale, per cui con l'aiuto di tutti, senza pennacchi, perché nel Partito Radicale i pennacchi sono superflui, non esistono, quindi cedo la parola a Marco, che ci illustrerà lo statuto. Grazie comunque a tutti. Ma che applauso, dai. Non ho detto che è stata mia sorella. Allora, prima di illustrare la bozza dello statuto e di spiegare un po' il lavoro che è stato fatto a monte, perché la giornata di oggi riprende quella giornata di avvio che c'è stata il 19 marzo, giusto? Il 19 marzo, quindi ci sono un po' di cose che sono poi dopo maturate. Abbiamo preparato un ricordo ad una persona cara, ad una radicale storica che ha lavorato molto a Roma, che è stata sempre impegnata nel partito e che ha dato anche tanto qui alla Calabria. E siamo andati a riprendere un documento niente di meno del 1985, un intervento fatto al 31esimo congresso del Partito Radicale a Firenze, e sono sicuro che tutti voi riconoscerete questa persona dalla voce, quindi se possiamo mandare il contributo. E compagni, ci si domanda da più parti perché non si riesce ad aumentare il numero degli iscritti, anzi addirittura in confronto all'anno scorso sono diminuiti. E ci accusa la dirigenza, è una parola orrenda, ma nulla operano, di non avere saputo imboccare la strada giusta, di non sapere suscitare quindi interesse, o che so io, per far aumentare i consensi e quindi le iscrizioni. E a questo proposito io vorrei fare delle considerazioni senza le quali, a mio parere, ogni conclusione può essere non giusta. Quando si parla delle battaglie sul divorzio e sull'aborto, ci si dice, specie chi non l'ha fatta, che erano tempi diversi e soprattutto erano battaglie facili. Non è vero assolutamente, chi l'ha fatta lo sa perfettamente. Ci sono voluti anni di impegno, di difficoltà enorme per poter portare poi e avere quelle vittorie che abbiamo avuto, sia soprattutto sul divorzio, che poi è stata quella vittoria che ha portato quell'enorme successo delle sinistre, soprattutto del Partito Comunista nel 75 all'amministrativa e nel 76 alle politiche. Oggi la situazione
situazione è diversa, ma a mio giudizio forse è più grave di quel periodo in cui battagliavamo per il divorzio prima della porta. E non è che è più difficile per i temi che il Partito Radicale impone all'attenzione pubblica, all'attenzione dell'opinione pubblica e della classe politica, ma è difficile per il clima che si respira. E mi spiego. Noi radicali spesso parliamo di regime e la cosa fa scandalizzare o addirittura sorridere. Ci si considera perciò quantomeno esagerati e vittimisti. Oggi, l'avete sentito tutti, tra l'altro, non a caso, è combinazione, Marco oggi parlava che anche allora Ernesto Rossi e i suoi compagni venivano accusati di essere esagerati e vittimisti. Non a caso io cito questo paragone per quello che sto per dire. Negli anni 30 c'era la censura totale, le notizie non circolavano, si leggeva solo quello che la dittatura voleva, ma la maggior parte della gente questo lo sapeva. Non si poteva esprimere il proprio pensiero neanche con l'amico più caro, perché c'era timore che potesse diventare da un modo all'altro un delatore. E quindi non si fiatava, ma la gente lo sapeva. Oggi invece si è convinti di essere in democrazia. Solo perché magari si può sbraitare in autobus o alla fila, quando facciamo la fila davanti allo sportello di un qualsiasi ufficio. Si crede davvero, la maggior parte della gente crede davvero che ci sia un Parlamento che funzioni, un Parlamento in cui c'è una vera opposizione che si batte per gli interessi della classe operaia e del ceto più debole, e una maggioranza. Quindi la gente non crede assolutamente che noi siamo sotto regime. Quando in un paese la stampa è totalmente asservita, e ne sappiamo noi qualcosa. La radio e la TV non ne parliamo. La giustizia è ridotta al livello di pentiti, leggi assassini e forse peggio. Sulle strade di Stato non si riesce ad avere un briciolo di verità neanche dopo 20 anni, ma come si può considerare l'Italia un paese democratico? La differenza tra il 30 ed oggi, che allora giravano le squadracce con manganelle e olio di ricino, oggi più semplicemente passa la parola ad un pentito. Il regime attuale ha imparato la lezione, non più metodi del buon Mussolini, grossolani e riputati, ma quelli della Santa Inquisizione, che nel segreto della cella ti faceva amorevolmente confessare per il bene del tuo corpo e dell'anima tua. I delatori ci sono sempre stati, la polizia se n'è sempre servita, ma non ha mai concesso loro il ruolo di protagonisti. Oggi il regime può farlo, con spregiudicatezza e consentitemi con stata offesa, perché sa che nessuno pianta, non certo la cosiddetta opposizione comunista, né tantomeno qualche fulgida figura della nostra intelligenza. Quale voce si è alzata per le torture documentate subite da Delinato, o per l'uccisione di Geronimo Lurbano, o per Marino? Se erano fosse state per i radicali prima e per Scalfaro in un altro senso dopo, e glielo dobbiamo dare atto, anche questo triste episodio sarebbe passato sotto silenzio e noi saremmo un paese democratico? In genere non c'è mai stato nel bagaglio culturale dell'italiano l'idea di pagarsi la politica, ma oggi è ancora peggio, perché non ci crede più, se ne è allontanato e se ne allontana sempre di più, sfiduciato e confuso. Non vuole tirar fuori neanche 350 lire al giorno perché dice vuole restare indipendente. Io sono indipendente, non mi iscrivo, per carità. Ma accetta supinamente di farsi defraudare contribuente, non certo sottoponte, al finanziamento pubblico dei partiti. È sfiduciato e abituato ormai a tutto. Non ha più sussulti né rabbia, niente riesce più a scuoterlo. E piano piano, giorno dopo giorno, anno dopo anno, si è convinto, l'hanno convinto, che tutto quello che accade è ineluttabile, che non si può fare niente per impedirlo, e si rassegna sempre di più, subisce ogni cosa, anche la più tremenda, con indifferenza. Gli stuprano la figlia, lo privano dei suoi diritti, muore per mancanza di assistenza in ospedale o per troppa assistenza in qualche caserma, ebbene accetta tutto, non protesta neanche, è rassegnato. La rassegnazione, ecco, questa per me è la vera vittoria, la grossa vittoria del regime.
ed è riuscita ad annullare il dissenso, a pianificare ogni cosa. Ci troviamo quindi, compagni e compagni, davanti una grossa fetta di umanità completamente indifferente di fronte a problemi che dicono non la riguarda. Perché dico questo? Perché insisto su questo? Perché questa è la realtà che ci circonda. Questo dobbiamo tenere presente quando andiamo a considerare le cose del nostro partito, quando andiamo a decidere le iniziative da intraprendere o a discutere forse della sopravvivenza stessa del nostro partito. Su questo dobbiamo confrontarci e dibattere con molta franchezza. Può sembrare, così come l'espongo, la mia una dichiarazione rinunciataria, tutt'altro, ma è questo il nocciolo della questione. Accetteremo, ben consapevole dell'immane lavoro e responsabilità che ci aspetta, di andare avanti queste 2.000 persone che siamo, oppure chiudiamo i battenti, o che so io. Di una cosa comunque dobbiamo convincerci, il peso delle lotte da fare è e sarà solo sulle nostre spalle. Per tutto quello che ho detto, indifferenza, rassegnazione eccetera, salvo un capovolgimento nella partecipazione attiva e quindi nell'iscrizione da parte dei cittadini, salvo questo fra virgolette miracolo, noi saremo soli ad affrontare i problemi e le lotte. E parliamo un attimino di questo. Fermo restando che non si deve assolutamente tralasciare la questione sulla fame nel mondo, ma anzi intensificarla, ed Emma oggi è stata chiara ed esplicita, l'impegno maggiore nostro, a mio giudizio, deve essere per il problema della giustizia. Un compagno qualche ora fa nel suo intervento ha detto una cosa bellissima: chi chiede pane senza giustizia non ha né pane né giustizia. Non ci può essere libertà e non ci può essere speranza se non facciamo guarire questa giustizia. Solo con una giustizia giusta si può debellare dalla delinquenza, si può ridare fiducia ai cittadini e dignità a questo paese. Del resto chi ha seguito i lavori della seconda commissione, che parlava appunto sulla questione della giustizia, sa quanto sia necessario il nostro intervento in questa materia, su questa materia. Ci sarà molto da lavorare, questo è certo. Ma se non ci si dovesse riuscire, scomparirebbero questi quattro radicali, poco male. Il guaio serio è di cui la gente non si rende forse veramente conto è che finirebbe l'unica voce di verità e di giustizia, di onestà, di pulizia morale che c'è. Come una specie in via di estinzione, la specie radicale rischia di essere soppressa. Vorrei che la gente non rimanesse indifferente e indipendente per un anno almeno, che provi che cosa significa entrare nel mondo radicale, essere una particella in questo microcosmo che pur ha inciso così profondamente con le battaglie sul divorzio, sull'aborto, sullo sterminio per fame. Che piaccia o no, siamo stati gli unici rivoluzionari progressisti in questo paese in letargo. E a questo proposito qualcuno, non ricordo chi, e va a dire, in Italia di progressiva c'è solo la Barazzi. E concludo, sono in questo partito da 13 anni e nessun anno mai che io ricordi è stato facile. Ma reputo che questo 1985 è stato fra i più difficili che io abbia vissuto. Più difficile ma ricco di iniziative politiche, alcune ricordiamoci, imposteci dagli altri, referendum e elezioni. Eppure sento dire che quest'anno è un anno fallimentare per il Partito Radicale. Allora si vede che sono veramente rimbambita l'età che volete farci. Perché a me sembrava invece che questo fosse un anno di grande respiro politico. Comunque sia, io sento il bisogno di ringraziare tutti quei compagni che si sono prodigati perché il partito potesse affrontare e superare tutte le difficoltà che abbiamo avuto e che hanno avuto in questo. E soprattutto, consentitemi, voglio ringraziare Giovanni e Peppino che hanno saputo in un anno appunto così difficile, scusatemi se mi ripeto,
tenere testa ai mille problemi e politici e finanziari. Insomma, non hanno mollato. Vorrei che non mollassimo neanche noi. Noi della base, noi militanti, o come devo dire, visto che alcuni compagni da qualche anno, non avendo voglia di fare veramente qualcosa, si divertono a passare il tempo a dividere, suddividere e così via questi quattro gatti di radicali che siamo. Così si sente parlare di PIC, di dirigenza, di specialisti della politica, eccetera. A quei le compagne che si lamentano, si dicono alla commissione, e non solo lì, che non c'è associazionismo, io chiedo, ma chi vi proibisce di formare un'associazione? Chi vi proibisce di andare a fare un tavolo che quei compagni che l'hanno fatto sanno e dicono e sono testimoni che hanno un successo enorme e dal punto di vista politico e dal punto di vista finanziario? Un tavolo è solamente per chi non ha l'artrosi, e voi moltissimi siete giovani, non l'avete, è solamente per avere anche i suoi soli compagni. E un tavolo si fa, e si sta mezzo a te, e si fa propaganda, si fa politica. L'abbiamo fatto per tanti anni ed è nei tempi più belli. Non credo che manchino gli argomenti da sottoporre alla gente. Allora perché le vostre frustrazioni, le vostre pigrizie, volete farla pagare a tutto il partito? Io sono semplice militante, una semplice militante, e ne sono orgogliosa. E non ho mai avuto imposizione o proibizione dal partito. Forse perché ho sempre condiviso le sue battaglie? Una volta per questa era accusata insieme a me e tanti altri di essere pannelliana. Adesso però pare che non sia più di moda. Quindi mi devo reputare negriana, dirigenziana o come? Compagni e compagni, finiamola di sbranarci tra noi. I peggiori nemici dei radicali sono alcuni radicali. Non volevo che bene, ma facciamo, è la cosa diversa. E allora quando qualche ora fa parlava quella coppia bulgara, io non vi nascondo, non ho, che ho avuto le lacrime agli occhi, non solo per la vicenda umana di quelle due persone, ma perché mi tornavano in mente altri episodi, così carichi di dolore e di sentimenti. L'arresto di Sandrottone, fatto dalla parte più vicino, in congresso l'anno scorso, e via via andando indietro negli anni fino a quello di Adele all'Adriano davanti a 5.000 persone nel silenzio più arrestato, nel silenzio più assoluto nel 1975. Storia di arresti, di tensioni, di lotte, di speranze deluse, ma anche di vittorie. Questo è il Partito Radicale. E mentre parlava, ho finito. La compagna bulgara e poco prima c'erano stati gli italiani, i belgi, eccetera, senza parlare a disporre il loro bisogno e il loro pensiero, pensavo con gioia e commozione all'internazionalismo di questo partito. Internazionalismo di cui tanto abbiamo sentito parlare in questi anni e negli anni passati, specialmente dal PC ed altro, e mai in effetti attuato. Questo è il Partito Radicale, di questo non dobbiamo dimenticarci. Della speranza e della fiducia che ispira a chi ancora ha voglia di lottare per giustizia e libertà, e noi questa voglia non possiamo deluderla. Grazie. Bene, per chi non l'avesse riconosciuta, è la voce di Eleonora Cretella, la sorella di Antonietta, c'è il figlio qui presente oggi, vedete, è veramente incredibile l'attualità di questo intervento di Eleonora, che pochi anni fa ci ha lasciato, però è veramente straordinaria l'attualità di questo intervento che risale, pensate un po', al 31° congresso del Partito Radicale, quello che si celebrò a Firenze nel lontano 1985. Sono passati molti anni e ancora quelle parole ci risuonano e sono talmente attuali che penso ci possano dare forza, coraggio per riattivare questa associazione. Oggi praticamente
vi illustrerò questa bozza di statuto, che era lo statuto dell'Associazione Calabria Radicale, che è uscita dalla legalità statutaria qualche anno fa perché non ha rinnovato gli organi, e quindi oggi, grazie al lavoro di Antonietta, questo impulso che ci ha dato la riunione che si è tenuta qui il 19 di marzo e quindi questa riunione di oggi, cercheremo di farla ripartire. Poi, come ho detto, avevo questi documenti di Calabria Radicale che ho messo già a marzo a disposizione, adesso sono qui e avrò il piacere di consegnarvi a chi poi dopo si prenderà carico della responsabilità di questa associazione, ma ciò non toglie che, se non dovesse piacere il nome di Calabria Radicale, lo si vuole trasformare in un altro nome, se la bozza di statuto riterrete che non sia confacente, si può, diciamo, modificare in tutti i suoi aspetti, la cosa importante è trarre proprio forza dalle parole di Eleonora, perché c'è bisogno di ripartire da un coagulo, da un gruppo di persone in Calabria per promuovere le politiche radicali. E quindi, se mi permettete, sarò un po' noioso, ma non avendo fatto un po' di copie, forse oggi siamo venuti un po' senza tutti gli strumenti necessari, sarò un po' noioso, ma vi darò lettura dello statuto e vi pregherò poi eventualmente di prendere degli appunti, e quando passeremo alla fase esiste un formato PDF, un formato digitale esiste, e quindi vi prego di prendere degli appunti eventualmente poi dopo per poterlo emendare quando passeremo alla fase delle votazioni, e poi dopo magari la Presidenza si preoccuperà di coordinare il testo, come si dice in questi casi. Allora, statuto dell'Associazione Radicale Calabrese Eleonora Cretella, questa è la proposta per quanto riguarda il nome di questa associazione. Articolo 1, gli iscritti. Chiunque può iscriversi all'associazione e divenirne membro alle seguenti condizioni: accettazione delle presenti norme statuto, da trasmettersi per iscritto al segretario e o al tesoriere oppure al presidente anche attraverso la posta elettronica. L'iscrizione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo e il rinnovo si compie attraverso comunicazione scritta, da trasmettersi per iscritto al segretario, al tesoriere oppure al presidente anche attraverso la posta elettronica. Gli elenchi dell'associazione sono pubblici nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge in materia di trattamento dei dati personali. L'iscrizione prevede il versamento di una quota di iscrizione di euro 15. Chiunque può iscriversi all'associazione sulla base della condivisione di un singolo tema, iniziativa, azione politica, senza aderire all'associazione, accettando lo statuto. In tal caso l'iscritto non ha diritto di elettorato attivo o passivo e le iscrizioni saranno annotate su elenchi specifici riservati ai singoli temi. Articolo 1 bis, scopo dell'associazione. L'associazione ha lo scopo prevalente, oltre a quelli fissati nelle mozioni generali e particolari deliberate dall'Assemblea degli iscritti, di raggiungere il maggior numero di persone possibili, con particolare attenzione al territorio della Regione Calabria, razionalizzare le forze che operano sul territorio, avere rapporti con tutti i soggetti radicali, con associazioni politiche e culturali, promuovere la crescita del territorio. Salvatore, se mi aiuta a leggere tu questa parte... Usare la cultura come veicolo per promuovere valori di democrazia partecipativa, integrazione e accessibilità. Promuovere le lotte non violente per i diritti civili. Poi favorire l'accoglienza di tutte le forze sociali che rappresentano la diversità. Far conoscere le iniziative e le politiche promosse dagli aderenti, improntate ai principi che hanno ispirato l'intera vita di Eleonora Cretella Radicale. Posso continuare, ma questa è già un'integrazione. Questa è già un'integrazione, questa parte qui che abbiamo letto, quindi lo scopo del punto precedente ha la finalità di far conoscere le iniziative politiche promosse dall'associazione.
Lo scopo dei punti precedenti sarà perseguito attraverso la comunicazione con ogni mezzo, in particolare con l'uso della posta elettronica, della rete internet, attraverso la creazione di gruppi, pagine personali e pagine pubbliche su social network, volti a mantenere un contatto regolare con quanti potranno essere raggiunti, anche se non iscritti all'associazione, nel rispetto delle norme di legge sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. Articolo 2, proposte e finanziamenti delle attività. La votazione, che prevede la suddivisione in quote di una determinata spesa, impegna unicamente i votanti a favore della proposta. Gli organi dell'associazione sono gli organi dell'associazione e l'assemblea degli iscritti, il segretario, il tesoriere, il presidente e la direzione. Il mandato degli organi elettivi è biennale e scade il 31 dicembre. Biennale, se avete parlato del biennale. E scade il 31 dicembre, entro tale data si deve procedere al rinnovo degli organi. Assemblea degli iscritti, l'assemblea degli iscritti è l'organo deliberativo dell'associazione, approva la mozione generale alle previsioni di spesa e di finanziamento, è costituita da tutti gli iscritti in regola con le condizioni dell'articolo 1 del presente statuto. L'assemblea è presieduta dal presidente che modera i lavori del dibattimento e li regolamenta secondo il vigente statuto. Ciascun iscritto può presentare un emendamento all'ordine del giorno, l'emendamento va presentato prima dell'approvazione dell'ordine dei lavori e viene messo al voto secondo le modalità stabilite al successivo punto 5. L'assemblea degli iscritti approva la relazione delle attività dell'associazione e del bilancio presentate dal segretario e dal tesoriere uscenti, elegge il segretario, il tesoriere e il presidente. Le deliberazioni dell'assemblea degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno e si tiene in forma pubblica, è convocata dal segretario mediante la pubblicazione dell'ordine del giorno sul sito internet ufficiale dell'associazione almeno 10 giorni prima della adunanza. L'assemblea degli iscritti si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del segretario o del tesoriere o del presidente oppure su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti mediante l'invio dell'ordine del giorno agli iscritti almeno 2 settimane prima dell'adunanza. Tale ordine del giorno non potrà essere modificato. L'assemblea degli iscritti può deliberare le modifiche allo statuto che possono essere presentate all'assemblea prima dell'approvazione dell'ordine dei lavori dell'iscritto con la firma di almeno 10 membri dell'assemblea. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli iscritti dell'associazione. Andiamo verso la fine. Il segretario è il responsabile politico dell'associazione di cui ha la rappresentanza legale. Il segretario può costituire una direzione che collabori nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa dell'associazione. Il tesoriere fa parte di diritto della direzione. Il tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa dell'associazione, presenta all'assemblea degli iscritti il bilancio, condivide la responsabilità politica con il segretario e il presidente. Il presidente fa parte di diritto della direzione, il presidente dell'associazione vigila sull'osservanza dello statuto, convoca l'assemblea straordinaria quando lo richiedono almeno 10 iscritti, convoca l'assemblea degli iscritti nel caso in cui il segretario sia impossibilitato o inadempiente, collabora con il segretario e il tesoriere alla stesura dell'ordine del giorno. Il presidente condivide la responsabilità politica dell'associazione con il segretario e il tesoriere. Modalità di elezione del segretario e tesoriere del presidente. Per l'elezione del segretario e tesoriere del presidente ogni iscritto dispone di un voto, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti si procederà immediatamente ad una seconda votazione di ballottaggio cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità è eletto il più giovane di età. Le dimissioni del segretario, del tesoriere oppure del presidente prima della fine del mandato annuale comporta la convocazione entro 15 giorni dell'assemblea degli iscritti per procedere a nuove elezioni. Rappresentanza del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Il presidente entro 15 giorni dal raggiungimento dei requisiti previsti dallo Statuto dei Radicali Italiani per la nomina di un rappresentante dell'associazione presso il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani convocherà l'Assemblea al fine di eleggere, con i voti validamente espressi dalla maggioranza degli iscritti presenti, il rappresentante dell'associazione. Articolo 10. I rapporti con i radicali italiani. I rapporti dell'associazione con i radicali italiani sono regolati dallo Statuto dei Radicali Italiani. Ultimo articolo, che è l'11, competizioni elettorali. L'associazione non può presentarsi come soggetto politico a competizioni elettorali.
Questa è la bozza dello statuto, quindi passo la parola a Salvatore, se, oppure a chi vorrà coordinare, oppure ad Antonietta che coordinerà i lavori. Immagino che per costituire poi dopo la platea bisognerà registrare, voglio dire, gli iscritti, in modo che poi dopo si passerà alla fase di voto. Quindi restituisco la parola ad Antonietta. Grazie. Qualcuno intanto vuol dire qualcosa sullo statuto? Questa è la prima domanda. Altrimenti, prego. Sì, penso di sì, perché abbiamo solo qui il microfono. Buongiorno, sentite, io ho letto, ma più che aver sentito, ho ascoltato la lettura di mi chiamo Filippo Punto Portosi. Ma la cosa che ha letto Marchese, ma soprattutto le parole belle, perché vere, è impressionante l'attualità della compagna Crepella. Ma perché sono attuali queste parole? Perché dotate di una forma, come dire, di profezia? O perché in Italia c'è uno stallo che dura, un regime che dura ininterrottamente da mezzo secolo, senza che non si svolga? Io penso che sia dovuto al fatto e della, non so se definirla, litigiosità congenita dei radicali o della omologazione del sistema del regime italiano. Fatto sta che oggi, se noi dovessimo stare zitti e non dire nulla rispetto a quello che ha detto Crepella, potremmo tranquillamente avere la coscienza a posto, perché ha fatto tutto lei. Solo che si trattava di 40 anni fa, 32 anni fa. Che cosa è cambiato rispetto a 32 anni fa? Abbiamo quei radicali che litigano, abbiamo quel sistema Italia che viene, come dire, rigenerato sotto altre spoglie, diverse situazioni, ma sempre sostanzialmente le stesse. Io ritengo invece che bisogna avere più coraggio, e penso che in una città molto aperta, molto, come dire, europea se non internazionale, penso che sia la sede giusta, e il nome che avete dato, che dobbiamo dare all'associazione, va bene, però bisogna avere, come dire, scegliere se stare dentro uno spazio stretto, come appunto quello radicale, oppure avere il coraggio di aprirsi a nuove situazioni italiane e europee. Da qui la mia proposta, capisco che, come dire, non è semplice, però questo potrebbe avere un effetto di aggregazione di quelle altre associazioni, di quelle altre realtà, di quelle altre personalità che non si riconoscono solo ed esclusivamente nel movimento radicale. E quindi, oltre ad essere un partito
partito, l'Associazione Radicale Calabrese, io aggiungerei, per rispetto alla compagna Cretella, che non vorrei aver sentito male, ma parlava anche di progressisti nel suo intervento al congresso di Firenze. Io aggiungerei anche liberali, perché ci sono i liberali in Italia, e anche socialisti, per quanto riguarda il nome a questa neonata creatura. Questo che cosa significherebbe? Significherebbe stravolgere gli scopi, se questo stravolgere gli scopi, lasciamo tutto così com'è, ma darebbe l'impressione di una ennesima associazione in Italia, ancorché nobile, perché il nome della compagna Cretella già da sé è qualcosa di nobile, di importante, noi siamo orgogliosi di farvi parte, ma per gli sviluppi che si stanno, come dire, avendo in Italia e soprattutto in Europa, io penso che un occhio, come dire, diverso, legato alle battaglie anche che si andranno a fare in un prossimo futuro sul problema immigrazione, perché questo è il problema dei problemi, cioè inutile girarci intorno, ma il problema dell'esodo è quello che ha proposto la compagna Bonino, penso che siano al cuore, vanno direttamente al cuore della soluzione. E io non tralascerei di dare un'occhiata a quello che stanno facendo assieme al compagno Rossi, Ernesto, no, Ernesto, quell'altro dell'Emilia Romagna. Il governatore dell'Emilia Romagna non è qualcosa, come dire, da tralasciare. C'è una forte sintonia, perché guardate. Sono straniero, quindi siccome Pizzo, siccome la Calabria, siccome i compagni che siamo qua, quelli che non ci sono per altri motivi, quelli che verranno, certo, penso che non faremo una cosa, come dire, ottimale se non avessimo più coraggio, più lungimiranza rispetto a quelli che sono poi gli interventi che dovremmo necessariamente fare, perché non è scontata, non è una cosa che si fa in nome di Cretella, della compagna, della famiglia, giusto a livello così, giusto per ricordare una compagna, come dire, che ha dato grande orgoglio a noi calabresi, libonesi, eccetera, ma è qualcosa che deve essere importante a livello di attività politica, attività sociale, attività civile, attività culturale, perché deve essere una cosa che ci deve vedere necessariamente impegnati in un grande lavoro che dovremmo certamente fare, perché dobbiamo mettere al centro dei nostri lavori il Mediterraneo, l'immigrazione e tutta la cultura che c'è dietro a questa grandissima, enorme problematica. E lo spartiacque della politica italiana, e non solo della politica italiana, e credo che una città, una regione come la nostra, europea da Campanella in poi, aperta come Pizzo, penso che abbia il dovere di andare oltre. Grazie. Grazie. Quindi c'è qualcun altro che vuol parlare sullo statuto? Va bene a tutti, vorrei solo dire una sua proposta. No, prima volevo sentire se c'era qualcun altro che voleva. Dovremmo partire tutto per particolare a trovare. Sì, ma lui vuol dire qualcosa. Sì. No, io ringrazio Filippo Curtosi per le parole che ha detto, che sono tutte assolutamente condivisibili. Prego però di considerare che l'esperienza liberale e quella socialista è stata coniugata in Italia dai radicali. E noi siamo gli eredi del Partito d'Azione.
diciamo, coloro i quali hanno saputo incarnare queste due correnti del filone apparentemente antitetiche in modo naturale. Quindi non ritengo che sia qualche cosa di inopportuno, ma credo che la radicalità sia appunto il saper coniugare insieme i criteri e i principi del liberalismo con quelli del socialismo e con quelli della laicità. Ecco perché ritengo che non si aggiunga nulla, ma con il termine radicale si possa fare la sintesi di tutte queste esperienze politiche che hanno attraversato l'Italia e che noi abbiamo saputo portare avanti, accogliendo i successi e anche le grandi difficoltà che abbiamo ascoltato dalle parole di Eleonora. Quindi è il motivo per il quale io ritengo che radicali sia un termine sintetico e sufficiente. Grazie. Adesso lo vuoi fare tu, far fare il commento? In effetti volete che leggiamo articolo per l'approvazione, per lo statuto, se c'è qualcosa da modificare, appunto lo sto chiedendo, altrimenti lo approviamo con il toto, non lo so. C'è qualcuno che vuole dire qualche altra cosa sullo statuto? Non c'è nessuno. Io volevo dire qualcosa sulle quote. Allora, la quota, la moneta. Allora, io proporrei di partire da 5 euro e poi chi vuole o dare qualcosa in più la lascia con la, in modo tale da dare l'opportunità a tutti di potersi iscrivere, perché sono studenti. Questa è una proposta. Allora, io, se siete d'accordo, io procederei in questa maniera. Allora, abbiamo dato lettura del mio statuto, appunto ho cercato di farlo il più lentamente possibile proprio per dare la possibilità a tutti di prendere appunti ed eventualmente presentare degli emendamenti. Quindi c'è Salvatore che al testo propone, una modifica, che è quella della quota, dove nella bozza c'è scritto 15 euro, di ridurla a 5. Quota minima 5 e quota consigliata 15, così tieni insieme le due cose. Oppure, quota minima e quota consigliata. Se Salvatore è d'accordo. Sì, però dovresti rileggere la parte in cui tu stai chiedendo la lettura o non la lettura. Registro le proposte di modifica prima, in modo che poi andiamo nello specifico. Devi ripetere quelli che sono gli articoli, perché altrimenti questi 5 o 15 devi impostarlo su perché poi noi dobbiamo, non abbiamo. Ah no, ma poi noi facciamo una cosa, facciamo la, il testo lo coordiniamo. È una cosa formale, formalismo, non è sostanziale. No, hai ragione, ma il testo, come dicevo prima, no, affidiamo alla Presidenza il coordinamento del testo, tanto non ci possiamo sbagliare in quanto c'è la registrazione sul Rete Radicale, quella su Liberi TV, quindi cioè, a prova di refuso, voglio dire, qualsiasi cosa. Esatto. Quindi io procederei in questo modo. Ci sono altre proposte di modifica alla bozza di statuto? Sì, io volevo. Scusate, mi avete invitato, quindi approfitto. Essendo un'associazione che ha l'ambizione di Alessandro Massari, avendo l'ambizione e il coraggio di poter essere un'associazione che abbia una rappresentanza in tutte le province e che chiami allo sforzo un'intera regione che si chiama Calabria, io vi proporrei di chiamare proprio Associazione Radicale Calabria Eleonora Pritella, se questo lo ritenete che sia una cosa ragionevole. Radicali Calabria, Associazione Radicali Calabria Eleonora Pritella. Ci sono altri interventi, altre proposte di modifica? Per noi adesso, prima abbiamo fatto un po' il contrario oggi, dovevamo fare prima una discussione politica, però vabbè, un po', abbiamo tempo chiaramente di farla adesso.
Io vi proporrei una cosa, dovremmo, perché la forma è anche sostanza, costituire la platea congressuale, quindi sospenderei per 10-15 minuti i lavori, in modo che possiamo prendere le iscrizioni e dopo passiamo alla fase, facciamo il dibattito politico e alla fine, se siete d'accordo, facciamo la fase di votazione. Quindi votiamo lo statuto e poi dopo conseguentemente gli organi. Quindi se non ci sono cose in contrario, sospendiamo i lavori per 15 minuti, ci ritroviamo qui e nel frattempo Antonietta prende le iscrizioni. Pronto? Mi sentite? Scusate, c'è qualcun altro? Non è perché è un obbligo, ma chiedevo così. C'è qualcun altro che si deve iscrivere prima che chiudiamo? Per adesso, naturalmente. No, benissimo. Grazie. Maggiorenni, brava, la situazione maggiorenni. Rispetto Alessandro, in questi casi che bisogna dare. No, adesso una volta che è stato deliberato queste due modifiche sulla quota, lo annuncia rispetto a quello che è stato detto. Allora la modifica è stata la quota di iscrizione 5 euro. Il nome dell'associazione è questo, quindi questo integra la lettura dello statuto e si mette al voto. Marco, dai, vieni, io devo fare un conteggio, non posso dare. Sì, pur però annunci le modifiche che sono state fatte in corso del dibattito e poi si vota. Come si vota? Con la ricevuta di iscrizione. E l'annuncio pure il numero di iscritti che siamo maggiorenni. Lo possiamo dire. I media sono pronti. 10 bombe. Bene, allora riprendiamo i lavori. Abbiamo costituito l'assemblea congressuale attraverso le iscrizioni, per cui possiamo utilizzare le ricevute per il voto. E procediamo prima con votare le due proposte di modifica della bozza dello statuto e poi dopo passiamo alla votazione dello statuto nel suo complesso. Quindi c'era Salvatore Colace che proponeva rispetto alla bozza la riduzione della quota di iscrizione a 5 euro, cioè non toglie che chi ha già versato di più rispetto ai 5 euro e chi in futuro vorrà versare di più dei 5 euro, la cosa sarà assolutamente gradita, perché la politica non si può fare con i fichi secchi, la politica costa, per cui ci saranno sempre dei costi per poter fare delle iniziative. Allora, a questo punto questa modifica alla bozza di statuto la metto ai voti. Chi è a favore? Controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? È approvata con un'astensione. Ora passiamo invece alla modifica rispetto alla bozza, la modifica che riguarda la denominazione dell'associazione. Proposta da Alessandro, nella bozza era contenuto Associazione Radicale Calabrese Eleonora Cretella, la modifica invece la vorrebbe in Associazioni Radicali Calabria Eleonora Cretella. Chi è a favore? Giù. Chi è contrario? Chi si astiene? È approvata all'unanimità. Allora adesso passerei alla votazione dello statuto nel suo complesso. Chiedo se ci sono interventi o dichiarazioni di voto, come si usano le migliori tradizioni radicali. Non ce ne sono, quindi possiamo passare direttamente al voto. Chi è a favore alzi il cartellino. Giù. Chi è contrario? Chi si astiene? Lo statuto è approvato all'unanimità. A questo punto l'associazione è formalmente costituita, quindi possiamo fare un applauso.
passerei ad una, se siete d'accordo, ad una fase di dibattito politico e alla fine gli organi li facciamo. Perfetto, perfetto. Esatto, facciamo. Inizio a puntare la parola a chi vuole. Quindi chi si vuole iscrivere a parlare, prendo, sono stato mi sono autoeletto presidente di questa assemblea, quindi prendo l'iscrizione a parlare. Il primo che vuole parlare è Claudio Scaldaferri. Poi chi altro vuole intervenire? Intanto do la parola a Claudio, poi avvicinatevi. Bisogna dare anche i minuti, Santo, perché sì. Allora Claudio, ci diamo una regola di 10 minuti per intervento, va bene? 10 minuti per intervento e incomincia Claudio Scaldaferri. A te la parola. Scusate un attimo l'interruzione e poi do subito la parola a Scaldaferri. Siccome il quartetto non mi sono proprio i miei bambini, Caterina deve andare via, però siccome con me accetterebbe la proposta, casomai poi ne parliamo dopo naturalmente, per fare la segretaria, adesso però lei deve andare via per motivi impegni, adesso ne parliamo, è importante che lei è presente e dice che è favorevole, poi dopo parliamo, va bene? Non è detto che non ce ne siano altri. È naturale, tu sei già, è logico, poi se c'è qualcun altro va benissimo. Grazie, scusate l'interruzione. No, ma può essere che c'è magari il cenaro, c'è da due. Certo, allora grazie, io sono vi chiedo scusa perché non ho molte energie, sono stanco, ieri sono stata a Scalea, sono in sciopero della fame, che quasi senza soluzione di continuità, quindi mi dovete scusare se logicamente la lucidità è quella che è. Ieri sono stata a Scalea, c'era anche Rita che è venuta da Napoli, anche lei è in sciopero ed è lo sciopero che praticamente dal 2011 va avanti sull'amnistia, sull'indulto. Tant'è che ho detto, vabbè, esprimi il tuo dissenso, dai questo contributo, ma poi, vabbè, uno è stanco, non ce la fa, è poco lucido, ma io mi prendo i 10 minuti, mi dovete scusare, perché magari riusciamo ad esplicitare e a rilanciare, a dare forza e a dire che la non violenza, esserci, partecipare, anche quando non ce la si fa, ripetendo come nell'assemblea del 19 marzo poco fa con Alessandro, che abbiamo ricordato un walkaround sotto Montecitorio, stiamo parlando di circa 15 anni fa. Io ti aggiungo, Alessandro, anche la maratona oratoria che noi facemmo proprio sull'informazione in occasione delle elezioni politiche del 2001. Io parlai per circa 2 ore in piazza Navona e lì praticamente esposi tutti gli obiettivi di rivoluzione liberale, liberista, libertaria, che come nell'intervento di Cretella che abbiamo ascoltato nell'85 purtroppo sono attualissimi, perché gli stessi, io lo dicevo già allora, non sono riusciti a diventare la conoscenza a partire dal dissenso e quindi dal riferimento di una socialità mai a prescindere dalla persona e dall'individuo. La scorsa volta ho detto, e lo ripeto per l'ennesima volta, non ci è stata data la possibilità, pur noi avendo comunque fatto oltre quello che era necessario fare, perché magari non c'era bisogno di fare nulla, e perché anche lo statuto dell'associazione ha come riferimento la cultura, è una politica che si nutre appunto di storia e di scienza a tutto tonto, laddove appunto il diritto, lo solo diritto in una democrazia, in un paese libero rispetto alla dittatura, è comprensione.
e conoscenza. Io non impongo nulla a nessuno, ma capisco, conosco, perché ho gli strumenti di capire e di conoscere perché faccio la Costituzione. Quindi all'articolo 49, no? La libertà della forma e della partecipazione, le elezioni politiche del 2001, quindi anche prima, l'intervento di Cretella che abbiamo ascoltato, non è un'imposizione o qualcosa che arriva contro la storia dei partiti politici italiani, è una dimensione che impone qualcosa di diverso anche dall'intergovernativo come è stato e com'è, ma è una comprensione che in tutti quanti questi anni non ha visto la possibilità di capire e conoscere da tutto quello che abbiamo fatto, che può essere semplificato nel presentarsi, no? Cioè, io, chi sono io? Io sono Claudio Scaldaferri, sono il militante con la stella, con la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, lì c'è il simbolo del Partito Radicale, il volto di Gandhi che ho esplicitato anche in occasione della marcia per l'amnistia che abbiamo tenuto qualche mese fa, perché c'era Laura Conti con il giubbotto con i due simboli e io lì ho detto, con il riferimento della persona, l'amnistia e l'indulto significa anche poterli approvare magari quando le carceri funzionano, quando è applicato l'articolo 27 della Costituzione, quando i processi durano il tempo che dovrebbero durare, perché la stessa può essere approvata anche perché la giustizia funziona benissimo e perché agli obiettivi dell'amnistia e dell'indulto ci posso tranquillamente arrivare anche nell'attuazione di quella disposizione, perché il Parlamento fa altro e magari quella rappresentanza parlamentare si esplicita sul territorio negli equilibri che appunto ripresentandoci ogni volta abbiamo spiegato da 20 anni a questa parte, quasi senza soluzione di continuità. Allora io provo a stringere le meningi per cercare proprio in sintesi, poi lascio la parola agli altri. A quanti minuti sono, Marco, scusami? Hai a disposizione 4 minuti. 4 minuti, vediamo se ce la faccio in maniera sintetica, perché penso che possa essere utile ripresentarsi dicendo questo. Ieri a Scalea che cosa ho detto? Mi sono presentato con i cittadini, con le persone, no? Ho detto io non condivido, non firmo la legge sulla separazione delle carriere, non mi iscrivo qui all'associazione Calabria Radicale, ma posso stare qui dentro, ma nessuno mi caccia via, ma posso partecipare e intervenire come osservatore, come da 20 anni radicale in dissenso, autenticamente liberale. Io do anche questo volantino per strada quasi ogni giorno e esplicita tutto quello che avrebbe dovuto essere la comprensione del diritto umano e la conoscenza, appunto applicando la Costituzione. La divisione dei poteri, Montesquieu, ne parlavamo prima con Alessandro, legislativo, esecutivo, giudiziario, il Consiglio Superiore della Magistratura, separiamo le carriere, creiamo 2 consigli superiori della magistratura, ho finito se riesco a essere sintetico. No, quello è un organo unitario perché la divisione dei poteri vive proprio nella ricerca della forma e della partecipazione, negli equilibri nostri come Repubblica parlamentare, il Senato che era di 6 anni, il voto che era la stessa cosa dell'applicazione e del referendum, delle proposte di legge di iniziativa popolare e del fatto che si vota in questo modo tutto quanto l'anno, all'articolo 49 ci si arrivava in questo modo, non diversamente, e quindi i 18 giudici togati, i 6 laici con il Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Nazionale della Corte di Cassazione, il Presidente della Repubblica, che è il Magistrato della Repubblica, che è eletto al Parlamento in seduta comune, con i 3 delegati della regione, le regioni partite appunto con 20 anni di ritardo, danno il senso dell'organo CSM che intanto c'è e può far svolgere le sue funzioni
sposto, capisco gli spostamenti di un magistrato, anche i provvedimenti che vado a prendere lì dove il ministro della giustizia ricevesse soltanto un ruolo di far funzionare la macchina della giustizia, perché anche se oggi noi non avevamo l'applicazione dell'articolo 9 della Costituzione, Alessandro, avevamo fatto tutto questo, avevamo cercato di capire tutto questo, e Mario oggi non c'era quella proposta di separazione della carriera, perché dicevamo che il pubblico ministero e il giudice che vogliamo separare, non è vero che non possono anche essere espressione di un unico organo e devo andarli a separare, in quanto posso tranquillamente negli equilibri della Costituzione vederli distinti e avere la terzietà del giudice, come la riforma del 2005 Castelli intervenuta e quella prima separazione delle funzioni, quella prima del 99 la riforma costituzionale che ha modificato il 111, perché da lì riesco ad avere anche soltanto la separazione, la terzietà del giudice, ma anche a comprendere la obbligatorietà dell'azione penale, che era una ricerca, tant'è che Marco Pannella, ho finito, mi ricordo, mi è rimasto impresso, no, mandalo all'esecutivo, mandalo all'esecutivo dagli discrezionalità dell'azione penale, mandala lì, perché manda l'articolo 49 nell'uninominale, nella persona, come il finanziamento pubblico dei partiti, perché quella è una provocazione per far aprire il dibattito, perché qua hanno chiuso tutto e cercano di capire nel chiuso, ho finito, lì dove manda un esecutivo, dagli la responsabilità a chi governa di dire che io perseguo questo reato piuttosto che quest'altro, danne conto lì dove questo paese nessuno dà più conto di nulla, e allora lì riesco a recuperare gli equilibri della Costituzione, e quindi la presentazione, chi sono, Claudio Scaldaferri, il militante con la stella, lista Amnistia, Giustizia e Libertà, lì dove ci si conosce, perché la Costituzione gli permette appunto di avere la persona come riferimento. Questo è il contributo del dissenso qui interno, finito davvero, Marco scusami, dissenso perché Rita ieri, bravissima, da elogiare tantissimo, non condivido Rita, gli obiettivi del 2011 li abbiamo persi, che erano, ricordiamo, le bombe di formazione di massa per la Siria, per la Libia, i diritti umani, la conoscenza, la verità sulla guerra in Iraq, le carceri nel mondo, l'amnistia, l'indulto, non disgiunto da tutto quello che ho provato a dirle, a dire altrimenti non hanno senso, tant'è che nell'incontro al partito, Alessandro, dopo la marcia sull'amnistia, dissi no, l'amnistia non c'è bisogno che il Parlamento la approva, perché magari la posso dare anche se la giustizia funziona e ci posso arrivare agli stessi obiettivi di un provvedimento di amnistia in tutto, tant'è che noi dalla maggioranza l'abbiamo portata a due terzi, perché magari c'è ciò altro e le carceri riesco a farle funzionare come la giustizia, perché dagli equilibri lì è la stessa cosa dell'amnistia, lì dove ogni parte poi nutre l'altra in una Costituzione che non è mai stata in questo paese. Grazie. Grazie Claudio, al tuo intervento appassionato, la parola quindi a Carmelo Puglisi. Anche per te Carmelo, 10 minuti. Anche meno. Allora, io farò un intervento in agrodolce che non mi ero preparato, ma come al solito vengo stimolato da alcune cose che sono state dette in questa occasione. Anzitutto voglio fare dei ringraziamenti che non sono liturgici. Voglio ringraziare Alessandro per essere qui, membro di direzione dei Radicali Italiani. Questo fa capire, abbiamo avuto 3 mesi fa qui il segretario Riccardo Maggi, ora te, quindi ci fa piacere, perché vuol dire che veramente questo ci dà coraggio per proseguire in questa iniziativa. Grande attenzione. Il secondo ringraziamento lo faccio ad Antonietta Caparrotti, che è l'ispiratrice. Attenzione, che ho detto intervento in agrodolce, quindi aspettate a ringraziarmi, a dirmi ti vogliamo bene, eccetera. Però c'è il dolce, lo faccio adesso, poca roba. Inutile dire che è un'occasione molto importante, condivido l'intervento che ha fatto prima Alessandro riguardo il nome dell'associazione Radicali Calabria, perché proprio il nostro scopo qual è? Non è quello di creare l'ennesima associazione, perché ci sono diverse associazioni, in Calabria non siamo molti e ci sono diverse associazioni sparse per il territorio con 2-3 elementi, invece questa associazione ha un'ambizione
più elevata, quella proprio di cercare di accomunare tutti, di riunire tutti e di cercare di conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi e che anche in futuro. Adesso viene la parte amara, no? Perché proprio per dare un senso, intanto sulla figura di Eleonora Caparrotti, io naturalmente non ho avuto il piacere di conoscerla, l'ho conosciuta parzialmente perché in qualche modo l'ho conosciuta attraverso il ricordo delle persone che l'hanno conosciuta, mi hanno condiviso con me, e ascoltando l'intervento ho avuto conferma, anche se qualche intervento me l'ho andato a spiare nell'archivio di Radio Radicale già prima, ma se noi stiamo dando il nome di Eleonora Caparrotti a questa associazione, io penso che dovremo onorarlo e quindi dovremmo comportarci e agire in maniera responsabile, seria. Prima si parlava di pennacchi, si parlava, qui siamo tutti militanti, eccetera, eccetera, il segretario non è un pennacchio, però ovvio che ci vuole un segretario, un tesoriere, lo sappiamo tutti. Però quando è che una carica diviene un pennacchio? Una carica diviene un pennacchio in due occasioni, o se viene dato l'incarico a una persona, diciamo megalomane, solo che ha voglia di protagonismo e non ha voglia di fare, o se non viene rispettata l'importanza di quella carica lì. Perché dico queste parole? Perché prima, mentre eravamo nella pausa, mi dovete perdonare, io faccio sempre nome e cognomi perché mi piace rendermi antipatico, ho ascoltato un discorso che si sta facendo al tavolo della presidenza, dove si diceva: ma lo vuoi fare tu il segretario? Lo fai tu? Ma no, fallo tu, vediamo se se la sente. E prima addirittura, quando ancora non c'è stato neanche un intervento politico, perché il candidato a segretario, chiunque sarà, deve fare un intervento politico, dove deve dire quello che intende fare, quali sono i progetti, quali sono i programmi. Viva di lusso, tra virgolette, lo dico naturalmente con ironia, che io sono prossimo alla laurea, perché altrimenti sappiate che io non ero una persona certamente timida, e proprio per dare un'importanza alla carica che ha quella di segretario sarei stato io stesso a candidarmi, purtroppo non posso, però sia chiaro che la carica di segretario non deve essere data come mera rappresentanza, fallo tu, cioè i finti timidi, o timidi veri, in entrambi i casi, finto timido è ancora peggio. Se uno è timido non può fare il segretario, se è finto timido ancora peggio, perché il segretario deve fare oggi, il candidato segretario, intanto deve candidarsi lui, perché non c'è bisogno di essere timidi, e soprattutto deve fare un'esposizione dove illustra quali sono gli obiettivi che noi vogliamo prefiggerci, perché sicuramente se questa è un'associazione che si riunirà a cadenza trimestrale, perché 3 mesi sono passati alla riunione con Riccardo Maggi, sicuramente non andremo a conseguire alcun obiettivo se ci riuniremo una volta ogni 3 mesi. Quindi ci vuole proprio una scaletta da far conciliare con gli impegni che ognuno di noi ha, lavorativi e universitari. Però questo ve lo devo dire dal cuore, veramente, perché la carica l'ho vista anche in altre occasioni in altre associazioni e non è mai andata bene. Perché un segretario che viene eletto, non vorrei dire a capo lì, però che ci scambia, fallo tu, no, io ho detto di farlo lui, no, fallo lei, cioè, no, non è una soluzione. Perché il segretario deve essere motivato, deve essere colui che traina, che spinge gli altri. Non deve essere portato, trainato, quasi se ci fa un favore a fare il segretario. Questo è quello che penso. Scusate se mi sono preso antipatico a qualcuno. No, assolutamente. Grazie. Grazie invece. Grazie Carmelo, adesso la parola a Riccardo Cristiano. 10 minuti a capire. Allora, vabbè, io ringrazio la possibilità di partecipare a questa assemblea costitutiva. L'importanza penso di costituire una associazione radicale calabrese sia quella di valorizzare le identità del territorio e soprattutto partecipare alle attività politiche, associative e culturali anche di altre associazioni. Adesso noi abbiamo un'opportunità, credo, in Calabria, proprio qui in questo periodo. Il 1° luglio a Cosenza, per chi non lo sapesse, si svolgerà il primo Gay Pride della provincia di Cosenza, per l'appunto.
appunto. Essendo un'associazione radicale quella che si va a costituire, a me piacerebbe molto nell'idea, diciamo, pannelliana di dialogo, che questa associazione inviasse una propria delegazione ufficiale a partecipare a questa manifestazione, diciamo, di dialogo, perché poi fondamentalmente i Pride in Italia, ma come anche nel mondo, sono manifestazioni di dialogo nei quali le varie associazioni LGBT, l'acronimo per chi non lo conoscesse è lesbiche, gay, transgender e bisessuali, oltre anche altre sigle che sono queer, eccetera, intersex, sono appunto manifestazioni di dialogo come nel migliore stile radicale. Quindi vogliamo parlare di migranti, vogliamo parlare di inclusione, vogliamo parlare di politica, vogliamo parlare di valorizzazione del territorio. Lo hanno richiamato prima in alcuni interventi, la bellezza del territorio in cui ci troviamo, Pizzo, ma ci sono tanti altri borghi, tanti altri territori valevoli di portare queste iniziative radicali. Quindi io direi, dare questo consiglio a questa associazione nascente, di magari fare dei percorsi itineranti, andare in giro nei piccoli borghi dove i radicali magari non sono conosciuti, fare delle iniziative come parlavamo prima con degli amici di raccolta firme, ma lo ricordavamo anche nell'intervento audio dell'85 di Eleonora Cretella, alla quale abbiamo deciso di dedicare questa associazione. Io penso che il primo gesto sia quello proprio di comunicare con gli altri. E qual è il miglior modo di partecipare appunto al primo Gay Pride cosentino? Si chiama Attenti al lupo, il motto che è stato dato. Quindi io consiglio e invito chi volesse partecipare, io ci andrò, ad andare al primo Gay Pride Calabrese, il 1° luglio. La manifestazione si svolgerà alle 16. Come propizio, come propiziatore, come inizio, diciamo, di questa associazione che vuole dialogare con tutti. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Riccardo. Adesso la parola a Caterina Forelli. Buonasera a tutti. Allora, mi ero già iscritta a parlare, però l'intervento precedente mi ha comunque stimolato ad intervenire. Allora, io innanzitutto, prima che me lo scordo, perché me lo propongo sempre, poi quando prendo il microfono mi scordo di fare i ringraziamenti, io volevo fare al contrario di come è stato fatto prima. Io volevo ringraziare prima di tutto Antonietta, non me ne volere Alessandro, perché tu sei qua proprio perché Antonietta ha messo in moto tutto questo meccanismo e tutto questo percorso. Mi hai tolto il ringraziamento. E quindi ti ringrazio dopo, comunque, per essere qua, come diceva qualcun altro prima, dopo la partecipazione di Riccardo Maggio, quindi ci stiamo sentendo anche un pochino importanti. Questa regione, no, che è sempre fanalino di coda in quasi tutte le iniziative, a me sembra veramente di buon auspicio che dopo appena 3 mesi ci si possa rivedere. E abbiamo già costituito un'associazione, quindi a me questo sembra già un ottimo obiettivo. Poi non siamo uno sparuto gruppo di persone, vedo una sala, non dico piena, ma con tante persone. Quindi ecco, io stasera ho una leggera punta di ottimismo. Su Eleonora Cretella, che dire? Penso che l'intervento che abbiamo sentito prima e tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato, no, l'attualità degli argomenti che le ha trattato. A me in particolare è rimasta impressa la parola rassegnazione. La parola rassegnazione, perché noi siamo calabresi e lo sappiamo che è legata spesso ad un'altra parola, che è fatalismo. E quindi concordo pienamente con quello che diceva Eleonora, perché questa rassegnazione, che secondo me ha segnato anche un po' la condizione di cittadini, che ci siamo sempre sentiti un po' sudditi e non responsabili, perché poi la democrazia nasce anche da una responsabilità, quindi l'assunzione di responsabilità di questa cittadinanza, che secondo me dobbiamo iniziare a fare. E iniziare a parlare di argomenti che non sono strettamente legati al nostro territorio, perché purtroppo ci hanno abituato i politici ad argomenti molto piccoli, siamo abituati a guardare molto nel piccolo e non allargare i nostri orizzonti. Questa regione invece ha bisogno di guardare lontano, ha bisogno di guardare all'Europa.
Volevo chiarire un passaggio, perché mi sento tirata in causa, perché è stato detto qui dalla tavola della Presidenza, Caterina Forelli se ne deve andare, però si è proposta come candidato. Diciamo che io sono solo una proposta di candidatura, non è assolutamente una candidatura fatta a tavolino, non c'è né una finta né una vera timidezza, è semplicemente un organizzare un pochino quella che sarà l'attività dell'associazione. Anzi, io mi auguro che ci siano dei giovani, al di là dei loro impegni, perché guardate, gli impegni non sono solo dei giovani, io lavoro, ho una famiglia, sono anche presidente di un'associazione di volontariato, quindi anch'io potrei addurre, no, come motivazioni per non proporre, per non assumere anche con responsabilità questo tipo di impegno, sono piena di cose da fare. Però penso che dobbiamo rispondere, io dico a me stessa, ma io rispondo anche ai miei figli, di quello che si fa e di quello che non si fa in questa regione. Quindi magari anche male, magari anche un pezzetto, però ognuno di noi deve assumersi un piccolo passaggio di responsabilità se vogliamo che le cose in questa regione comincino a migliorare. Qualcuno ha detto dobbiamo fare una discussione di quelli che sono gli obiettivi, le proposte, le iniziative politiche, sono quelle dei radicali, cioè oggi non è che ci dobbiamo inventare nulla, sono le iniziative che stiamo portando avanti, delle quali abbiamo parlato anche il 19 marzo, prima Putellè parlava del tema dell'immigrazione, io ero straniero. Beh, penso che bisogna cominciare a parlare di questo utilizzando il linguaggio della verità, no? Perché lo sappiamo, purtroppo la nostra stampa ci fa passare un messaggio come se tutti i problemi dell'Italia fossero legati all'immigrazione. Se voi chiedete a un italiano perché non c'è il lavoro, un italiano medio, la maggior parte ci risponde perché ce lo rubano gli immigrati. Poi andiamo a vedere quali sono i lavori che fanno gli immigrati, quali sono i lavori che ci hanno rubato. Beh, penso che poco possiamo dire, o anche il fatto che magari possiamo cominciare a raccontare che migliaia di scuole, migliaia di classi italiane rimangono aperte proprio grazie alla presenza di immigrati. Possiamo parlare anche della contribuzione che migliaia di immigrati portano nelle casse dell'INPS. Forse non riusciremo a pagare tutte le pensioni che continuiamo a pagare. Quindi io direi cominciamo semplicemente a dire, a usare un linguaggio di verità su quelli che sono i temi, che sono tantissimi, quelli di cominciare a parlare di un'Unione Europea che sia veramente un'Unione Europea, no? E non soltanto questa istituzione vuota, perché noi raccontiamo agli italiani, l'Unione Europea non ha funzionato, non ha funzionato perché non abbiamo fatto l'Unione Europea, non abbiamo mai fatto una politica fiscale europea, non abbiamo mai parlato di un esercito europeo, quindi di quale Europa stiamo parlando? La democrazia partecipata, il referendum con firma digitale, sono solo alcuni temi. Mi dispiace non avere il tempo di poter entrare nel dettaglio di questo, ma io sono sicura, ci sono tanti radicali qua, quindi le iniziative quelle sono. Poi concordo sul fatto che bisogna comunque andare anche nei piccoli borghi, ma è anche questa un'iniziativa dei radicali, no? Quella comunque di portare anche a livello comunale quelle che sono le nostre iniziative. Le proposte sono tante, si tratta semplicemente adesso di trovare gli spazi, le energie per poter portare avanti tutto questo. Si può fare, adesso questo poi lo decideremo insieme, vedendoci trimestralmente, vedendoci mensilmente, ma non è che poi ci dobbiamo vedere e fare tutto insieme. Ognuno di noi poi deve portare nel proprio territorio le iniziative che riusciamo qui a concordare e che decidiamo insieme, perché poi chi decide è l'assemblea degli iscritti. Io chiedo scusa, purtroppo impegni familiari non mi consentono di rimanere oltremodo. Spero che questo non sia, insomma, per voi un problema. Io vi saluto, ringrazio ancora chi ha consentito veramente a che ci ritrovassimo tutto qua e buon lavoro a tutti, grazie. Ah sì, scusate, devo dire che accetto la candidatura. La forma è sostanza. Grazie, grazie a Caterina, adesso la parola ad Antonietta. Naturalmente sarò non breve, brevissima. Comunque volevo
rimarcare quali sono, secondo il mio punto di vista, gli obiettivi che già Caterina un pochino ha illustrato. Ma per esempio la gestione dei flussi migratori e l'integrazione attraverso il lavoro, questi proprio sono i programmi dei radicali italiani che io leggo. Poi la legalizzazione della cannabis, estensione dell'antiproibizionismo anche alle altre sostanze, secondo me è scontato che un radicale lo sa. Il rilancio della federazione europea attraverso la definizione di obiettivi prioritari, oggi credo che ci siano in Italia, in diverse città d'Italia, a Roma c'è la Bonino e della Vedova, ma in tutte le città, in parecchie città italiane, non tutte, in parecchie città italiane c'è questa manifestazione di mantenere, incrementare, vedere verso l'Europa, adesso la parola esatta non la so, ma insomma combattono per l'Europa. Poi naturalmente il referendum act, che non perché io li illustro, protezione delle minoranze oppresse nel mondo, e credo che lì abbiamo la bandiera. Poi il federalismo municipale, che anche questo io non l'ho mai approfondito bene, ma comunque sono i temi che dei radicali italiani. Le riforme della giustizia giusta, mi pare che ne ha parlato il compagno ampiamente. La denuncia della violazione da parte dell'Italia del Trattato dell'Unione Europea. Sappiamo quante multe ci dà l'Europa spesso, purtroppo, perché noi non ottemperiamo a quelle cose che dovremmo ottemperare. Quindi, io per carità non mi sono preparato un discorso, perché per carità non sono in grado di prepararlo, però io penso che è radicale. L'idea che ho avuto a suo tempo, io verso febbraio, gennaio, non mi ricordo, di fare le telefonate agli iscritti o simpatizzanti della Calabria, questo senza fare un quanto, ma ho fatto tutto da sola, e l'ho fatto per cercare di vedere, in Calabria sono le distanze, ci sono 100 km, 130, certo ci deve essere una struttura segretaria, tesoriera, eccetera, però poi, secondo il mio punto di vista, la direzione che faranno, che creeranno i segretari e tesorieri eletti dovrà essere dei punti di riferimento, uno a Reggio, uno a Catanzaro, uno a Panicopoli, scusate se dico Panicopoli per poter dire, cioè ci devono essere persone di buona volontà in ogni parte dove è possibile. Alcuni mancano, però sono interessati, ce n'ho almeno 7-8 che non sono venuti per motivi vari che poi non ve li adesso illustro. Per cui fare dei responsabili in modo che si fa, chi vuol fare il tavolo, chi vuol fare una, basta che si facciano delle attività. Io, questo è stato lo scopo mio. Quindi non vado ulteriormente avanti perché penso di dire le solite ovvietà e passo la parola a chi la devo passare. Grazie Antonietta. Adesso io come iscritti a parlare ho me stesso, Francesco Pileggi, e poi è previsto un intervento conclusivo di, da iscritto, certo. No, ma un po' conclusivo, visto che comunque rappresenti anche Radicali Italiani in questo contesto, Alessandro Massari. Quindi se c'è qualche altro che si vuole iscrivere a parlare. Non vorrei iscrivermi, vorrei prendere la palla al balzo. No, al microfono. Allora, da lì, a beneficio della registrazione, non si sente nulla, per cui ti invito ad avvicinarti. No, non devo fare un intervento. Non importa, però anche il non intervento rimane. Anche il non intervento resta registrato e sarà utile. Ciao. Aspettate qua. Sì. No, si torna. I cosentini presenti, non ce ne sono, ma se qualcuno transita al Gay Pride, noi abbiamo già autorizzato come Radicali Italiani di Cosenza il tavolo per la raccolta dello straniero, quindi sarebbe un'occasione, c'è stato qualche dissenso perché volevano fare un tavolo insieme, giustizia, magistrati e cose, ma io credo che sia importante oggi, con un vento fascista che c'è in giro anche nella nostra città, e spero di non avere problemi, è importante che i compagni presenti che vengono a questa iniziativa ci diano una mano a raccogliere le firme. Grazie, buon lavoro. Ci dice il tuo nome? Cesare, ok. Allora, molto sobremente do la parola a me stesso per l'intervento e poi dopo ci saranno, seguiranno gli altri. Anche io sarò breve, resterò sicuramente nei 10 minuti.
Sono stato stimolato da appunto la famosa osservazione che spesso si sente: gli immigrati rubano il lavoro agli italiani. Cioè, tanto per gradire, io sto ricostruendo un po' la storia lavorativa di alcuni migranti, posso raccontare le ultime esperienze di un migrante che è qui da qualche anno con regolare permesso di soggiorno. Il suo primo impiego era diciamo presso un negozio, 12 ore retribuito 10 euro al giorno. Poi ha fatto questa persona il badante, 700 euro al mese per un impegno H24, cioè vale a dire per potersi assentare, giorno libero però, quindi 700 euro al mese, un giorno libero alla settimana, però l'impegno H24, cioè vale a dire 24 ore. Poi purtroppo la persona che assisteva è deceduta, ha trovato un altro impiego da badante, stesso impegno H24, un giorno libero alla settimana, però la paga si è ridotta a 600 euro. Anche quest'altro signore anziano purtroppo è deceduto e quindi questo migrante è rimasto senza lavoro e ha trovato un nuovo lavoro presso un altro negozio, anche qui 12 ore di servizio, 6 giorni alla settimana, paga naturalmente in nero 10 euro al giorno. Poi è andato a lavorare presso una struttura di assistenza per anziani, quindi si è spostato dalla Calabria, ha avuto un'esperienza laziale, diciamo, in una struttura laziale, 800 euro al mese, non c'era il giorno libero settimanale e l'impegno era H24, cioè vale a dire recluso in questa struttura, tanto è vero, dopo 2 mesi, voglio dire, ho detto, beh, forse è meglio 10 euro al giorno, almeno mi fanno lavorare solo 12 ore, ci prenderò un panino, ma in altre 12 ore potrò riposare. Quindi, giusto per gradire, questo è il lavoro che i migranti rubano ai signori italiani, giusto per raccontare qualche cosa che non sta, voglio dire, da un'altra parte, ma che è reale e concreta. Poi vabbè, ci sono tantissime storie di sfruttamento tipicamente italiani, però adesso voglio, diciamo, parlare anche d'altro. Io penso che questa associazione, per decollare bene, per muovere bene i suoi primi passi, debba saper ben calibrare. Innanzitutto posso annunciare il numero degli iscritti, quanti sono? Sono 18, quindi questa associazione, prego? Sono 20, siamo noi due. Quindi con altri due annunci di iscrizione, quindi questa associazione dal punto di vista degli iscritti per lo standard radicale parte benissimo. Benissimo, perché con 20 militanti, voglio dire, 20 iscritti, per lo standard radicale del giorno d'oggi è un bel risultato. Credo che per partire col piede giusto l'associazione debba ben calibrare iniziative nazionali, così come sono state ben descritte da Antonietta, da Caterina, che poi è il programma dei radicali, l'analisi radicale prodotta, perfezionata in tutti questi anni, e che queste iniziative debbano essere calibrate anche con iniziative tipicamente locali, tipicamente calabrese, e ce ne sono tantissime, che, insomma, basta citare un po' dalla sanità, all'ambiente, per finire magari alla criminalità organizzata, perché insomma da un po' di anni a questa parte si è visto un po' affievolire l'impegno proprio sociale di lotta sulla criminalità organizzata. La criminalità organizzata è sulle prime pagine di tutti i giornali locali e nazionali, ma solo ed esclusivamente frutto dell'impegno della magistratura. Quindi non si lotta contro la criminalità organizzata, perché la magistratura non fa nessuna azione di prevenzione. La magistratura arriva quando il fatto è compiuto, e magari quando il fatto è compiuto già da tanto tempo, e va a punire condotte criminose di persone che magari questa attività la fanno per professione e quindi
riescono soltanto in minima parte poi dopo a creare giustizia. Quello che manca in Italia è la prevenzione, che è stata totalmente appaltata ad associazioni che fanno solo questo. Io da questo punto di vista non sono né a favore né anche critico, sono un giudizio neutro, però vedo che la prevenzione è appaltata ad associazioni e a grandi associazioni in particolar modo che fanno solo questo proprio per professione e forse non riescono a fare tutto quello che si dovrebbe. E poi l'altra prevenzione è affidata naturalmente all'ottimo lavoro che io vedo che viene fatto in Calabria, alla scuola, quindi come strategia comunque di lungo termine. Nulla viene fatto invece, soprattutto a livello legislativo, perlomeno poco viene fatto per rendere il mestiere, un termine assolutamente improprio, giusto per capirci, definirlo mestiere, rendere questo mestiere, quello del criminale, più difficoltoso. Anzi, da molti punti di vista, ne parlavamo prima con Alessandro, addirittura ci sono degli interventi legislativi che promuovono le condotte criminali, no? Se noi pensiamo ad esempio alle leggi sulla trasparenza, o piuttosto che a varie norme che vorrebbero rendere più trasparente la pubblica amministrazione, l'accesso agli atti, per esempio, è dato da una formula: tu puoi accedere a questi atti solo se hai un interesse diretto, cioè un interesse diretto a conoscere quegli atti, perché magari sei stato leso nei tuoi diritti e quindi, avendone contezza e conoscenza, puoi fare, diciamo, dei passi, magari con una denuncia nei tribunali o presso la magistratura. Ecco, c'è tutta quanta una serie di azioni da fare per rendere il mestiere di criminale difficile, che in questo momento non vengono fatte. Dico, è profondamente sbagliato demandare tutto alla magistratura quando interviene sempre solo a fatto compiuto. Se pensiamo per esempio ad un aspetto che non viene minimamente, cioè in questi anni non è stato minimamente calcolato, considerato in quelle che sono le attività criminali, sono per esempio le attività dell'economia, quindi l'infiltrazione dell'economia criminale sull'economia legale, per cui non solo la normativa antiriciclaggio che viene beatamente e felicemente aggirata attraverso un sistema finanziario internazionale, attraverso le società offshore, i conti correnti presso i cosiddetti paradisi fiscali e tutta una serie di norme presso altri paesi che fanno in modo che la normativa antiriciclaggio italiana, per quanto abbastanza avanzata, abbastanza stringente, sia poi dopo di fatto quasi inefficace. Con questo è tutto e quindi do la parola all'ultimo intervento prima di quello di si iscrive a parlare Salvatore Colace, per cui adesso parlerà Francesco Pileggi, dopo Salvatore Colace e infine Alessandro Massari e poi faremo le votazioni degli organi. Prego, a te la parola. Grazie. Salve, sono Francesco Pileggi, non farò un intervento lungo. Volevo soltanto fare i complimenti ad Antonietta per averci qui riunito, diremmo. Però il fatto di esserci riuniti è molto molto importante, perché se c'è una cosa che nella storia ha dato forza ai radicali, non sono stati di certo i numeri, chi ha vissuto più di me la storia radicale questo lo sa bene, ma è stata la capacità di stare insieme. Ecco, oggi noi siamo stati capaci di stare insieme, ma che questo non sia un episodio, questo non deve essere un episodio, questo non deve essere una cosa da dire: ci siamo fatti la foto insieme, c'era il dirigente nazionale. Questa deve diventare un punto di inizio per un'associazione che deve radicarsi, e non soltanto, chiaramente non soltanto qui a Pizzo. Prima si parlava di false o di vere timidezze, diceva il compagno Carmelo. Ebbene, io penso che bisogna invece parlare di vere o false fierezze, perché noi abbiamo bisogno di persone fiere sul territorio, in grado di rappresentare il pensiero radicale.
E per proseguire vorrei ricollegarmi ad un'espressione abbastanza famosa di Marco Pannella, no? Che credo qualcuno di voi conoscerà. La frase era che non bisogna avere speranza, ma bisogna essere speranza. Ebbene, io credo che noi questo dobbiamo essere sul territorio. Dobbiamo essere speranza nel senso di dobbiamo nei nostri piccoli territori promuovere la cultura radicale, che è la cultura della legalità, la cultura della trasparenza, la cultura dell'antiproibizionismo, nel senso di promuovere anche eventi che possano invitare al consumo responsabile di quelle sostanze che ad oggi sono considerate illegali, soprattutto in vista di una legalizzazione che ci auguriamo sarà imminente. E quindi niente, non voglio tediarvi oltre. Viva la Calabria radicale, siamo fieri e saremo speranza per questa Calabria. Grazie. La parola a Salvatore Colace. Poche cose. Volevo brevemente ricordare un po' Eleonora. Io l'ho conosciuta a un comizio di Adele Faccio a Pizzo, siamo venuti in occasione per sentire Adele, dopo il comizio ci siamo avvicinati un po' a parlare con lei e c'era questa signora a un lato, io non l'avevo mai vista, anzi, avevo sentito parlare dei radicali, ma notizie radicali sul giornale, sono andato in edicola prima di conoscere questi conti, di non c'è. Radio Radicale non c'era, quindi cerchiamo di tornare indietro un po' a pensare in un contesto dove non c'è né radio né informazione, niente. Quindi andiamo a parlare con questa Adele Faccio e dopo che abbiamo parlato c'era questa signora, si avvicina e dice nome e cognome, dove siete e ci scheda, numero di telefono, vabbè, e di là è nata l'amicizia con Leonora. Lei era quella tipa che mi diceva, sai, mi hanno telefonato che c'è, dopo che parlano i comunisti della Tropea ci daranno un microfono, possiamo parlare, che facciamo? Andiamo, ti accompagno. No, e andavamo. Senti, ci danno lo spazio alla televisione a Crotone. Beh, partivamo con una Diana e andavamo a Crotone. E a Vipo ci danno lo spazio, che pensi? Andiamo, va bene. E c'è la campagna della Rai TV, non ti pago più, però dobbiamo denunciare in tutte le procure. Vabbè, ci vediamo i compiti, chi va a Reggio, chi va a Roma, in tutte le procure, denunciare. Poi c'era l'incontro che facevamo, ancora all'aeroporto era all'inizio di Lamezia, arrivava, bisogna ricordare pure Andrea Porcaro, che era il coordinatore. Sì, ricordate perché non c'è più il canale che è a Cascina. Allora arrivava nei moduli di Roma tramite un amico ferroviere per la raccolta delle firme e ci trovavamo lì all'aeroporto come sempre, diciamo. E ci incontravamo nella sala d'attesa dove facevamo le nostre riunioni, gli carabinieri lì ci guardavano un po' strano, ci prendevamo questi moduli e ognuno andava poi, ritornava al paese per poi riportarli ad Andrea, che Andrea li portava tramite un amico, li mandava a Roma, sempre con un ferroviere. Poi c'era Cicciolo Duca, Giuseppe Mattina, con Leonora che ci incontravamo, facevamo questi tavoli in giro per Vippo e roba varie, e questa. E di Leonora mi è rimasto questo ricordo di una che aveva sì la famiglia, figli, marito, però era una cosa sola con il Partito Radicale, perché lei era sempre, se incontrava una persona si metteva a parlare per ore, per non so, confronto, dibattito, per chiarire, per confrontarsi. Poi l'altra cosa che devo ricordare di Leonora è perché non c'era Radio Radicale, quindi eravamo completamente isolati qui. E un giorno mi dice, senti, vieni qualcuno da Roma, e mi sembra che è venuto Vigeno, no? Ci siamo visti qui a Pizzo, dice cerca di portare qualcuno che è un esperto. Io mi ricordo che ho portato uno che era esperto di conti rari, hanno parlato con lui e grazie a Leonora forse si è anticipato l'arrivo di Radio Radicale in Calabria, se no sarebbe arrivato ugualmente, però
Quindi questo era il ricordo di Eleonora che ho avuto io e che per cui... Poi l'altra cosa che volevo dire a proposito di questo incontro è che per quanto riguarda le tematiche con Teresa Inchiero, l'altra cosa che penso che sarei utile è fare l'analisi di ognuno di noi del territorio e segnalare le cose che non vanno o le iniziative che si possono intraprendere presso i comuni o presso gli organi dove siamo per fare denunce, non so, preparazione, proprio. Quindi un'analisi dettagliata, questo potrebbe quantomeno portare un contributo e mettersi in mostra per problemi che effettivamente vengono trattati. Cari compagni, grazie dell'invito e un ringraziamento innanzitutto ad Antonietta, perché quando all'inizio dell'anno abbiamo cominciato a dialogare la necessità di sentire vecchi compagni, di aggregare nuovi compagni, e ci siamo messi al telefono. Siamo messi lì al telefono, abbiamo scambiato impressioni, tu quanti ne hai sentiti o quanto ne ho sentiti. Dopo una settimana mi dice, io ho un'idea. Guarda, Antonietta, faccio l'associazione. E io l'associazione l'ho coordinata nel 2004 quando abbiamo fatto il referendum sulla locazione assistita, di cui ancora si parla e che ci ha riportato in Parlamento. E io prima cosa l'ho chiesto, fammi iscrivere. L'ho chiesto se, come e quando. Sapevo e so di quanta forza e tenacia. Poi mi sono commosso quando l'associazione è stata dedicata a Eleonora, perché Eleonora aveva cura, quando entrava nel partito e c'era qualcuno di nuovo, ti veniva a parlare, ti sorrideva e ti raccontava le cose che hai raccontato tu adesso, Salvatore, però era severa, ti spiegava, ti raccontava, ti dava degli esempi, quando tu eri scoraggiato, ecco, faceva proprio gli esempi che hai fatto tu, il racconto di Adele Facci, io non ho sentito raccontare da lei, penso la quarta o quinta volta che sono entrato nel partito. Avete sentito anche dall'intervento quanto questi temi siano purtroppo, per fortuna, sempre attuali dentro il nostro movimento e siamo tutti militanti, siamo veramente tutti militanti e siamo una specie in via di estinzione perenne, però non ci estinguiamo perché siamo fumicarsici. Arrivi tu e ci racconti quello che è successo 40 anni fa e lo racconti magari a giovani compagni che ci richiamano ad essere presenti sul territorio. Noi ci siamo da 30, da 40, da 50 anni, passando di generazione in generazione questa fiammella, questa piccola luce che pare sempre volersi spegnere, ma per fortuna ancora non si è spenta. E il peso delle lotte è da fare sulle nostre spalle. Noi oggi siamo 20 iscritti, è una cosa che, come sapete, tra radicali non è comune. Non è comune, vuol dire che c'è voglia in Calabria di potersi riconoscere, di potersi aggregare, di poter dialogare. Io sono un chiacchierone, ho parlato con molti di voi e Antonietta, che non è tenera, le prime volte che mi incontrava ai congressi, diceva stai zitto. Io sempre come sì, mi richiamavi all'ordine perché io coordinando le associazioni raccoglievo quei tre giorni, quattro giorni per scambiare impressioni con tutti voi, con tutti quelli che c'erano allora e con tutti quelli che spero ci saranno. Lei dice, ci sono momenti opportuni per parlare, alcune volte devi ascoltare. Ed è vero, infatti oggi vi ho ascoltato con grande piacere, perché avete tirato fuori i temi che sono centrali. Io mi riferivo per esempio a Filippo Curtosi all'inizio, cioè richiamata che cosa? Le battaglie sull'immigrazione, che sono state un po' un filo conduttore. E scopro venendo qui che in Calabria, un paese che è molto noto, Riace per altri motivi, che invece è un esempio di integrazione, dove il 25% della popolazione extracomunitaria è pure... La distribuzione, la capacità d'accoglienza della gente calabrese è particolarmente sconosciuta e deve essere fatta conoscere, perché questo è un esempio che deve essere portato ai sindaci che respingono. Noi abbiamo un sindaco a Roma, la Raggi, che si è rivolta al ministro dell'interno per governare qualcosa che dovrebbe essere una fonte d'orgoglio per noi italiani. Certo, è difficile governare il fenomeno migratorio, non è semplice. Ma non si può ricorrere al prefetto, ci si deve assumere la responsabilità. Ecco perché questa diffusione sul territorio può essere di aiuto. Il radicale può dialogare con l'istituzione e dare delle spiegazioni. Claudio, invece di grandi questioni, di assetti costituzionali, questo paese purtroppo ha visto per l'ennesima volta il fallimento di una legislatura che tra legge elettorale e riforme costituzionali è andato perduto. Eppure noi abbiamo ragionato proprio su quei temi.
il walk around che noi facemmo nel 2001 intorno al Senato, perché non ci davano la parola con la candidatura di Luca Coscioni, portando i temi che adesso sono attuali, quelli per esempio della dolce vita, della dolce vita, del fine vita, della scelta di essere liberi fino alla fine. Ebbene, io voglio dirvi, abbiamo messo mano ad un'altra proposta di iniziativa popolare che si chiama Più democrazia, più sovranità al cittadino, dove abbiamo affrontato esattamente i temi da cui partimmo quel giorno. I referendum per 5 anni, se vinti, si mantengono. Il referendum deve essere valutato dalla Corte Costituzionale in base all'articolo 75 della Costituzione. Se capita che uno vuole abrogare la legge elettorale, non devi essere sottoposto al vaglio politico della Corte. No, no. Noi abbiamo scritto una proposta dove si dice va bene, la Corte ammette, poi c'è il Presidente della Repubblica che ha tempo 60 giorni per regolamentare questa fase. Perché le istituzioni appunto devono essere prese sul serio e la separazione dei poteri deve valere. I pesi e i contrappesi sono importanti. E Carmelo, tu hai fatto un bellissimo intervento, perché noi siamo abituati a dirci le cose in faccia. Ed è quello che continueremo a fare sempre. Perché tu hai dato modo a colei la quale si è candidata come segretaria di spiegare i motivi per i quali era apparso strano quel tipo di comportamento. Era una cosa pratica, concreta, radicale. Che cosa fa? Lo dice. Ma lo dice al microfono, non è che lo va a dire di nascosto oppure chiedo scusa. No, noi siamo così. Accogliamo tutti, accettiamo l'iscrizione di chiunque e chiunque può venire a parlare. Perché non esiste radicale che per 50 anni ha fatto il radicale, quindi ha più ragione dell'ultimo arrivato. Perché magari proprio l'ultimo ci fa vedere cose che noi, abituati a vedere sempre le stesse cose, abbiamo sotto gli occhi e non troviamo magari la soluzione. Quindi grazie a chiunque ci verrà a dire cose non critiche, ma costruttive. E per costruire bisogna anche distruggere molto spesso, anche le convinzioni precedenti, per poter andare avanti. E il territorio, pure quello che ha detto Riccardo, la possibilità di stare sul territorio anche per dimostrare come le diversità debbano essere accolte come normali, perché noi viviamo in un paese ancora omofobo, dove le diversità non sono considerate una ricchezza. E abbiamo un movimento che è entrato in Parlamento per la speranza di poter portare una maggiore democrazia, poi si dimenticano il ricorso al referendum e magari cambiano idea sulle unioni civili, magari cambiano idea sulla legge elettorale, magari cambiano idea sulla modifica della legge Bossi-Fini senza motivo. Cioè, sembra un movimento impazzito. Noi addirittura avevamo sperato, magari non noi, i commentatori pensavano che il Movimento 5 Stelle potesse proseguire con l'azione dei radicali. No, noi accettiamo chiunque, loro possono espellere chiunque. Noi facciamo alleanza con chiunque, loro vogliono andare al governo da soli. C'è una profonda differenza. Noi siamo quelli che vogliamo trovare una sintesi. Non siamo i portatori del verbo assoluto. Certo, abbiamo convinzioni profonde. E questo non ce lo nascondiamo. Ma non vogliamo essere i detentori della conoscenza. Vogliamo il diritto alla conoscenza per chiunque. Perché in piena autonomia e libertà si possa fare la propria opinione. E ringraziamo Radio Radicale perché ci ha consentito questi magnifici archivi di ascoltare le parole di Leonora, la loro attualità, appunto il peso delle lotte da fare sulle nostre spalle, chi ci proibisce di fare un'altra associazione, il non mollare, voglio dire, a proposito di partecipazione, a proposito di Gobetti, a proposito di quei fiumi carsici che sono antichi, e ritorno a Filippo Curtosi, radicali, liberali, socialisti, sono concetti che attraversano la nostra società e riescono solo grazie a noi a vivere, stavo per dire sopravvivere, a vivere, spero a poter vivere il futuro e a riempirlo di soluzioni e di proposte, che ancora oggi mancano, perché la nostra è una società che rimane ingessata e quasi attaccata alla tradizione, alla mancanza di volontà di cambiamento, che era quello che ci diceva Marco, ma come si può pretendere che la criminalità possa essere fermata se il sistema funziona così, perché la magistratura è il primo potere che ha, non dico interesse, ma forse convenienza per intervenire. Ed ecco poi perché i tempi così lunghi, ecco perché non c'è nessuna azione di prevenzione, ecco perché come un tempo c'erano i professionisti dell'antimafia, poi abbiamo visto i professionisti dell'accoglienza fatta per poter lucrare, o tante associazioni che professano magari un interesse nobile, e poi semplicemente non riescono, magari per incapacità, ad essere all'altezza del compito. Ma per quello che dicevi, sempre la proposta di legge, a proposito, devo portare i saluti non solo del segretario e del tesoriere, ma soprattutto di Valerio Federico, che è particolarmente legato a questa terra ed è stato, insieme a Mario Staderini e a Luca Prego, il motore propulsivo di questa proposta più solidarietà, più democrazia ai cittadini. Ebbene, noi andiamo a toccare proprio il diritto d'accesso
dei cittadini. Vogliamo la trasparenza ovunque, noi avremo un portale della trasparenza dove ogni singolo comune dovrà pubblicare tutti i dati e, per esempio, farci valutare la qualità dei servizi, ma non quella percepita, è quella oggettiva, perché la nostra qualità della vita, cioè i soldi presi con le nostre tasse per renderci i nostri servizi in un momento in cui lo Stato non ha più una lira e ha praticamente interrotto il finanziamento dei fondi, il trasferimento dei fondi. Noi che volevamo un'Europa federale, noi che abbiamo applaudito la riforma del titolo V perché era un regionalismo diffuso, poi abbiamo visto che c'è stato un regresso sia a livello europeo sia a livello nazionale. Ed ecco perché è fondamentale ripartire dal federalismo in Italia per auspicare un federalismo ancorché leggero, come l'ha definito Emma, Marco De Andrés, Roberto Ciccione Seri, tanti che stanno lavorando a questo progetto. E certo, è complicato, è complesso, eppure noi siamo con degli argomenti assolutamente centrali nel dibattito pubblico senza stare nelle istituzioni, perché sappiamo stare dentro e fuori con le stesse capacità di analisi senza scoraggiarci. Noi non abbiamo bisogno del posto all'interno delle istituzioni, ma noi non abbiamo neanche paura di entrare nelle istituzioni. Non lo facciamo sistematicamente, non vogliamo entrare ovunque, ma laddove c'è un laboratorio come è la Calabria, come oggettivamente è la Calabria, che ha delle forze inespresse e molto spesso sconosciute, e beh, questa è una forza che noi dobbiamo utilizzare. Non è un caso che noi abbiamo avuto il candidato sindaco di Catanzaro, adesso non ricordo il nome, chiaramente una Fiorita, che è arrivato terzo e ha fatto proprio una proposta sulla qualità dei servizi fatta da Valerio Federico, che io spero possa essere una proposta fatta a tutti i sindaci che sapremo intercettare per garantire quella valutazione dei servizi che poi, come dire, determina la qualità della nostra vita. E spero che la proposta di legge che presenteremo prossimamente possa essere un ulteriore stimolo ad andare in strada, perché il dialogo si fa direttamente con le istituzioni, si fa direttamente con i cittadini, con i tavoli, non si fanno solo tavoli. L'attività politica è complessa, abbiamo tutti poco tempo, ma abbiamo tanta passione, e proprio con quello noi potremmo andare a spiegare perché non è necessario imbucare una scheda ogni 5 anni nell'urna, ma ci sono degli strumenti di democrazia diretta e di interazione diretta del cittadino con le istituzioni che possono contare, perché la democrazia appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Noi abbiamo previsto una legge che aumenta queste forme. Ci sembra doveroso e ci sembra utile, maturo. Noi, detto, fine vita, abbiamo fatto nel 2001 una campagna elettorale, derisi, quasi allontanati in qualche caso, perché il dolore fa paura, la morte fa paura, eppure adesso abbiamo una legge che potrebbe essere approvata se questo Parlamento avesse la forza e il coraggio, visto che il tempo per approvarla ce ne sarebbe. La cannabis, noi avevamo quasi dimenticato la cannabis, tanto era dato per scontato la possibilità che fosse legalizzata, ci hanno fatto capire gli altri, siamo tornati a raccogliere le firme, a sostenere l'intergruppo, e abbiamo creato anche il Radical Cannabis Club. Anche i ragazzi che non possono permettersi l'iscrizione onerosa, oggettivamente onerosa, del nostro movimento di 200 euro, con 10 euro possono comprare un seme. Quel seme non è illegale, ma nel momento in cui si mette nel terreno, si annaffia tutti i giorni, piano piano comincia un'azione illegale, perché l'unica sostanza tra le 300 contenute in una pianta di marijuana, che è il THC, quell'unica può farvi andare in prigione. Vi può far dare da 2 a 6 anni di galera e dare 5.000 ai 78.000 euro di multa, altro che 200 euro. 200 euro e 10 euro sono un'assicurazione contro i 78.000 euro, contro i 6 anni di prigione. Un ragazzo con uno spinello che diventa un delinquente, e le forze dell'ordine a Roma hanno purtroppo molte cose da fare, ma in provincia voi sapete quante volte un ragazzo viene rovinato perché è incrociato i servitori dello Stato che detengono il monopolio della forza e che devono applicare la legge, e quindi la legge va modificata, perché non sempre il diritto è contenuto in legge e non tutte le leggi sono giuste. Questo è assolutamente da superare. Speranza, diceva l'amico Pileggi. Sì, noi dobbiamo essere speranza. Io sono felicissimo di essere stato invitato qui, mi ero autoinvitato fin dal primo momento, conosco Antonietto ormai da tanti anni, conosco la forza con la quale lei riesce a coinvolgere. Lei fa solo le cose che pensa di poter realizzare, non che è certa, ma che almeno ha la possibilità di realizzare. Ecco, io oggi sono convinto che questa sia un'esperienza. Sono felice di essere venuto qui a partecipare fino all'inizio, perché possa avere un futuro con grande speranza. Ho sentito i vostri discorsi, che sono centrali per la Calabria,
per i singoli comuni, per la nazione, per l'Europa, spaziate con capacità di analisi del territorio e di politica più ampia, soprattutto affrontando dei temi che spesso non affronta nessuno in modo largo. Quello dell'immigrazione è il classico tema, il conto che hai fatto sul migrante è qualcosa di emblematico. Noi abbiamo 100 milioni di euro, l'8% del PIL, noi non avremmo più pensioni se non ci fossero questi migranti, e non ci tolgono certo il lavoro, e non saremo noi a togliere il lavoro ai politici se cercheremo di essere, come dire, delle vedette dello Stato di diritto, della legalità, se continueremo a cercare di batterci per i diritti negati, GLBT, per poter avere più accesso alle informazioni, se vorremmo in questo modo contrastare anche la criminalità, se sapremo legalizzare la cannabis, se daremo più democrazia modificando le istituzioni, se sapremo agire come sempre con raziocinio, individuando quello che è maturo nel paese perché noi l'abbiamo esaminato prima, incontrandoci in 20, essendo un piccolo nucleo di cittadini che spero a breve possano avere quell'interlocuzione istituzionale diretta o indiretta che mi appare assolutamente necessaria. Quindi io vi ringrazio per avermi invitato, sarei venuto comunque anche autoinvitandomi, ma aver visto la tenacia di Antonietta e aver ascoltato le parole di Eleonora mi hanno riempito di gioia, una gioia che voglio condividere con tutti voi. È un grazie a Radio Radicale che ci sta riprendendo e consentirà a tutti i calabresi che vorranno unirsi in questa impresa di farlo nelle prossime giornate, perché non ci riuniremo ogni 3 mesi, ma molto più spesso. Grazie a tutti. Vorrei sottolineare solo una cosa, siccome tu hai parlato di, come è il paese dove sono le imprese? Riace. Addirittura, chi è che me l'ha detto di voi? Che la Spagna... La Spagna sta studiando questo perché vorrebbe adottare lo stesso sistema. E volevo solo aggiungere questo, niente. Federalismo europeo puro questo. Grazie. Beh, il modello Riace, se per questo ha avuto una risonanza mediatica molto più accentuata all'estero che in Italia. Al solito. Quindi, se non ricordo male, uno degli ultimi servizi che sono apparsi proprio sulla stampa internazionale è apparso sulla rivista Fortune, qualcosa del genere. Sì, in Gran Bretagna. Sì. Allora, abbiamo esaurito l'elenco degli interventi, quindi adesso passiamo alla fase di elezione degli organi. Dopo aver proceduto all'approvazione dello statuto, quindi adesso dobbiamo un po' coordinare questa fase. Noi abbiamo una candidatura a ruolo di... Vabbè, guarda, le iscrizioni sono chiuse, ma ti facciamo parlare lo stesso perché abbiamo... Ah, iscriverti all'associazione, ma volentieri, cioè, no, le iscrizioni. Le iscrizioni, quelli sono aperte sempre, voglio dire, quindi non ci sono problemi. Allora, gli iscritti, aggiorniamo l'elenco degli iscritti, sono 21. La maggior età di tanti anni fa. Quindi possiamo adesso a margine formalizzare tranquillamente e hai il diritto di voto in quanto iscritto. Allora, noi abbiamo una candidatura a ruolo di segretario, che è quella di Caterina Forelli. Adesso dobbiamo aprire la fase sia per il segretario, sia per il tesoriere, sia per il presidente di candidature. Allora, chiunque di voi può chiedere la parola e può candidare un'altra persona a uno dei 3 ruoli oppure autocandidarsi. Quindi io raccolgo adesso le iscrizioni appunto a parlare per la fase delle candidature. Quindi si iscrive Salvatore Colace, Alessandro Massari. C'è qualche altro che si vuole iscrivere per formulare le candidature o autocandidature? No. Allora passo la parola a Salvatore. Volevo semplicemente proporre come presidente Antonietta. Questa era la mia proposta. Allora passiamo la parola ad Alessandro. Allora io, così per far condicio,
vorrei proporre Salvatore Colaci come tesoriere. Stiamo aspettando se ci sono altre candidature. Chiedo nuovamente se ci sono altri interventi richiesti per la fase di candidatura oppure autocandidature. Aspetto qualche altro secondo, altrimenti chiudiamo. Intanto vi spiego la modalità di voto. Allora, sulla modalità di voto, ti iscrivi a parlare? No, volevo soltanto chiedere una cosa: non esiste la figura del referente per la provincia o per il territorio? Cioè... Guarda, allora, nello statuto è prevista una direzione, però dagli interventi che sono emersi prima da più parti, penso che la strada che percorrerà l'associazione è quella appunto di chiedere la disponibilità ai referenti, cioè creare proprio dei veri e propri punti di riferimento sui vari territori. Però questo qui è chiaro che poi lo deciderà la segreteria. Ah, c'era un ruolo formale da... No, no, non c'è un ruolo formale. Ah, ok, sì. In quel caso mi sarei cambiato. Chi si vuole proporre per il direttivo? No, il direttivo nominato è la nomina del segretario. Sì. Allora, però poi si possono proporre. Sì, chi si vuole proporre. Proposte per punti di riferimento nelle varie messo lontani in modo che ognuno c'ha qualcosa. Al microfono, okay. Così resta agli atti. Così resta agli atti, allora. Allora, io sono Francesco Bioreggi, mi propongo come posso dire, referente per punto di riferimento per quanto riguarda l'area dell'Ametino. Va bene? Perfetto, bravo. Ottimo. Bene, ottimo. Un altro, per favore. Ci sono altre persone che si vogliono proporre, così resta agli atti, ma poi... La segreteria farà tutto il suo lavoro di raccolta di disponibilità. Intanto io vi spiego le modalità di voto e siccome è una cosa delicata dobbiamo essere chiari. Normalmente l'elezione degli organi dovrebbe essere fatta a scrutinio segreto, quindi con le schede eccetera eccetera. Però se non c'è nessuna contrarietà, cioè dico nessuna contrarietà, si potrà procedere anche al voto palese. Ma se c'è anche una sola contrarietà, allora dobbiamo approntare le schede, perché in questo dobbiamo essere seri. Allora, se non ci sono altri interventi, faccio un po' un riepilogo. Quindi abbiamo la candidatura al ruolo di segretario da parte di Caterina Forelli, la candidatura al ruolo di tesoriere di Salvatore Colace e la candidatura al ruolo di presidente da parte di Antonietta. Va bene. Chiedo formalmente se ci sono contrarietà a procedere con il voto palese. Non ce ne sono. Quindi possiamo procedere, esatto, all'accettazione delle candidature e quindi dopo al voto. Allora, Caterina aveva già accettato la candidatura prima di andare via. Salvatore, accetti la tua candidatura, se vuoi fare anche un discorso. No, accetto la candidatura, poi il discorso dopo. Io sono Antonietta, però accetto la candidatura, sperando però presto poi di darla a qualcuno proprio che sta sul territorio. Per adesso, sinceramente, per cercare di... Posso però... Prego. Avendo il presidente un ruolo di garanzia, credo che più garante di Antonietta non ci sia, e ci sono anche i moderni mezzi della tecnica, possiamo dare giù Skype, mail, quindi credo che sia veramente una garanzia la tua candidatura. Grazie. Bene, allora ci avviamo alla fase finale, per cui partiamo dal ruolo di segretario, in mano il cartellino che poi ha raggiunto l'iscrizione. Okay. Sì, anche russo. Sì, ha annunciato l'iscrizione. Allora, al ruolo di segretario, l'unica candidatura è Caterina Forelli. Chi è a favore? Giù. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Quindi con un'astensione a larghissima maggioranza è eletta Caterina Forelli al ruolo di segretario.
a service al ruolo di tesoriere, l'unica candidatura è quella di Salvatore Colace, quindi la pongo ai voti questa candidatura. Chi è a favore? Giù. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi è approvata all'unanimità la candidatura di Salvatore Colace al ruolo di tesoriere. Adesso passiamo al ruolo di presidente. Abbiamo la candidatura di Antonietta Caparrotti, quindi chi è a favore? Giù. Chi è contrario? Chi si astiene? E anche questa votazione è approvata all'unanimità. Se Antonietta piuttosto che Salvatore vogliono aggiungere qualche cosa, altrimenti chiudiamo. Sono grazie, io vorrei dire, sono grazie. Lo può dire al microfono, ecco. Ovviamente ringrazio tutti i partecipanti e voglio mandare a compensare a 3 o 4 compagni che per motivi veramente importanti della loro vita non hanno potuto partecipare, che mi hanno detto che vorranno. Siamo più di 21, siamo teoricamente 25. No, siamo sì, siamo più, no, veramente siamo già 23. Ecco, quindi siamo perché loro quasi 3, sì, sì, va bene, ma ripeto, il numero è importante. Comunque l'importante, come dicevate tutti voi, che ognuno e che qui si continui e che si vada avanti. Naturalmente faremo tipo formichine all'inizio, per carità, ci sarà all'inizio un po', è ovvio, ci dobbiamo organizzare il più possibile, però non demordete, ognuno chi ha idee le deve dire, le deve portare avanti e non bisogna scoraggiarsi, anche perché la Calabria ci sono delle distanze, dei chilometri fra una parte e l'altra, ecco perché, ma non perché non voleva proporre nessuno, questo rispondo a carissimo amico, ma perché in questa cosa abbiamo cercato di fare qualcosa che potesse all'inizio funzionare, poi dopo ciò non toglie che si può eleggere qualcun altro. Per esempio io onestamente, sì, faccio presidente, figurati, con molto, molto onore, però se poi si presenta qualcun altro che vuol farlo, io sono onoratissima che ce l'ha un po'. Comunque grazie a tutti ragazzi, veramente grazie di cuore per tutto quello che avete fatto oggi. Bene, vuoi prendere l'intervista?